Secondo me ci siamo. Sì, dovremmo esserci. Aspettiamo che parta. Eccoci qua, ci siamo. Ciao amici di Consa Tennis, bentornati alla diretta di fine anno, come avevamo annunciato. Per la prima volta nella storia del canale, correggimi Fede se sbaglio, abbiamo non uno ma due ospiti. No, con noi ci sono Lorenzo cominciare Garzani. Correggendoti non mi sembrerebbe carino, quindi comunque hai ragione, quindi non c'è da correggerti. Con noi c'è Lorenzo Gazzaniga e Fabio Colangelo. Ciao ragazzi e grazie per essere qua. Ciao a voi. Buonasera a tutti. Ma Congi, è Nole? Sono le gambe di Nole quelle alle tue spalle? Sì. Ti direi proprio di sì, perché sono in una delle salette che riservate ai giocatori durante la ATP Finals e giustamente lasciano i quadri e quando al bar ci sono quelli proprio che fanno autografare con la foto del giocatore, li fanno autografare dei giocatori, qui c'è Nole, lì dietro c'è una delle scritte di quelle motivazionali, lì c'è là dietro c'è il simbolo delle Finals, lì c'è Medvedev che fa un servizio. Cominciamo subito con una cosa. C'era un po' meno confusione. A voi è piaciuto il motto delle ATP Finals, dove i champions diventano champion? A me proprio per niente. Com'era? Where champions become champion. Become champions. Become sì. Champion. Ma non è nuovo, cioè sicuramente anche lo scorso anno c'era, cioè, o due anni fa. Vabbè. Sì, giallo. Hanno reiterato la spiacevolezza, diciamo. Strano, perché hanno un marketing molto attivo, per cui ogni tanto si cerca il gioco di parole anche dove sarebbe il caso di evitarlo. No, perché allora, ho capito che tu vuoi trasmettere il messaggio che ci sono solo campioni in quel torneo, ovviamente, ma alla fine è uno solo, quindi dove i campioni diventano campione. Ma po' brutto. Gli altri non lo sono più. Allora, in attesa che arrivino le domande, vedo già un centinaio di persone collegate, volevo farmene una io, prendendo in prestito un post di oggi di Tennis TV che ha chiesto cosa volevano gli utenti premendo un pulsante, cioè cosa vogliono gli utenti dal 2024 premendo un pulsante, cioè io premo il pulsante e si avvera una delle seguenti cose. Ve le dico, concentrati. Allora, un nuovo numero uno del mondo, quindi uno che non lo è mai stato ancora. Nadal che vince uno slam, quattro differenti vincitori slam, Djokovic che fa il grande slam, o Team che torna in top ten. Ho segnato... L'ultimo l'ha scritta Team, eh? C'era anche Sinner vince uno slam, ma non ce la metto perché sennò sarebbe troppo facile per voi rispondere. Vai, prima Lorenzo. Nadal che torna e vince uno slam. Okay. Sarebbe, penso, una delle più grandi imprese sportive della storia, no? Pensavamo che fosse ormai zoppo e dedito alla sua accademia e a Cala Anguilla che sta a 10 minuti da lui a prendere il sole, se riuscisse a tornare addirittura a vincere uno slam sarebbe folle. Già secondo me è folle gli ultimi slam che ha vinto, ma se ci riuscisse adesso sarebbe una storia meravigliosa. Quello che desideriamo, giusto, non quello sì. Che ci aspettiamo. Mi piacerebbe vedere quattro vincitori slam diversi. Perché? Perché vorrebbe dire che vince sicuramente qualcuno di nuovo, a meno che non ne vinca uno Team, ma mi sembra un po' difficile da pensare. No, c'è anche Medvedev in effetti, però ci vorrebbe dire che lo vince Nadal, quindi insomma comunque sarebbe, se uno di quelli fosse Nadal, se fossero Djokovic, Alcaraz, Medvedev e Nadal, sarebbe bellissimo lo stesso. Perché mi piacerebbe, perché do quasi per scontato che non lo vinca Nadal, che non lo vinca Team,
e quindi che ci sarebbe una novità che non deve essere per forza Simmer, però mi piacerebbe vedere qualcosa di nuovo, di differente. Ok. Ferrero. Sai che Ferrero ha bisogno di un ripassino, perché vabbè, Nadal, Thiem o quattro vincitori diversi, oppure Djokovic che fa grande slam, o un nuovo numero uno del mondo. Ma sai, è difficile dirne una senza che questa possa, perché se per esempio dicessi, cosa che secondo me sarebbe, vogliamo dire, meritata, Djokovic, visto che l'anno scorso è andato a una partita di nuovo dal completarlo, come se ormai fosse normale, no? Come il 2020, ha perso l'ultima partita agli US Open, quest'anno ha perso la finale di Wimbledon, se no faceva il Grand Slam, già. E cavolo, come quando Serena doveva raggiungere e magari anche superare Margaret Court, io poi mi ci affeziono un po' a queste cose. Solo che se dico Djokovic che completa il Grand Slam, significa che Sinner non vince nessuno Slam. E quindi non saprei come fare. Quindi mi prendo Djokovic, ma con l'asterisco. Concordo con te. Sarebbe un bel modo per chiudere la carriera, credo. Se fa il Grand Slam, si ritira, dai. Perché in questi anni, onestamente, alla fine, cioè, Federer non ci è mai andato vicino nel senso tecnico, ci è andato vicino nel senso... In modo retroattivo? No, ma poi lui ha vinto Roland Garros solo l'anno in cui Söderling ha battuto Nadal, altrimenti non c'erano due categorie di differenza sulla terra con Nadal, quindi come faceva a vincere? Doveva sperare che Nadal non lo giocasse o che qualcuno lo battesse. E Djokovic invece... Chi è stato l'ultimo ad andare vicino a realizzare il Grand Slam prima di Djokovic? Davvero vicino. Cioè, quindi chi ha vinto tre Slam e poi doveva vincere l'ultimo? Ne ha vinti solo due. Perché uno non ci ha partecipato, avrebbe vinto con la destra, visto che era mancino. Mechiova nell'84, perché in realtà ha perso tre partite, giusto? Primo, perché ha perso la prima tappa, però ha perso un Roland Garros che aveva già in saccoccia. A Wimbledon non c'era da farlo giocare perché era troppo, lo US Open l'ha vinto, l'Australian Open non c'è andato, ma all'epoca si giocava ancora sull'erba e onestamente, come ha dimostrato Wimbledon, sull'erba davvero vinceva con la destra. No, giustissimo. È tutto sommato, come quando Federer vinceva tre Slam e poi perdeva magari Roland Garros, perché lo perdeva facile da Nadal e quindi non c'è mai andato realmente vicino. McEnroe è stato 6-3, 6-2, 4-2 in quella finale. E poi per l'amor del cielo uno può dire sì, però l'ultimo torneo sull'erba è strafavorito, però hai la pressione di dover chiudere il Grand Slam. Però se uno ha in mente come giocava sull'erba quell'anno, chi erano i suoi avversari sull'erba quell'anno, con tutta la pressione che vuoi, poteva vincere dandogli un punto di vantaggio a tutti i game. La finale di Wimbledon di quell'anno fu imbarazzante. Cioè, Connor sembrava una seconda categoria. Credo un'ora e 12, se ricordo bene. Tipo 6-1, 6-1, 6-2, ma una roba... E in quegli anni... Gli Australian Open li vincevano Crick contro Steve Denton, cioè c'erano quelle finali lì. Che adesso fa spesso. Solo l'anno dopo arrivò uno che sull'erba gli avrebbe dato fastidio, che era Becker, però ancora nell'84 non ce l'aveva di mezzo. Quindi, secondo me, quella è la volta. Perché anche Wilander ha vinto tre Slam, ma Wimbledon è uscito negli ottavi con Messier, non è che è andato vicino. Anche Federer, quando faceva semi o finale a Roland Garros, poi tornava a casa senza mai una minima chance. McEnroe è paradossale perché ha perso il primo Slam a Parigi, però in realtà è andato vicinissimo a vincerlo e da lì sarebbe stata una cavalcata, come poi ha dimostrato. Federer forse ha fatto tre anni con tre titoli e una finale. Sì, ma che però, finali erano? Forse nel 2006 vinse il primo set, però sì, non ha mai avuto una chance. Quella del 2007 la commentava Jacopo con Barbara, io non andai neanche allo stadio,
Ecco, anzi, se non sbaglio, ho telefonato a Lorenzo, che era tornato in Italia, ero andato nella bandiera a farmi un giro, a mangiarmi un po' di kebab con le spezie. E... sì, 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 e mi ricordo che e Lorenzo mi aveva detto, ma perché non sei a Roland Garros? E io gli ho risposto, a vedere cosa? Una mattanza. Allora, c'è una domanda di Ugo che giro a Congi, perché tra noi è sicuramente quello più vicino a essere un tecnico. Ho una domanda. Cosa ne pensate della polemica di Djokovic sulla mancata assegnazione del titolo di miglior allenatore a Ivanišević? Ci sono stati i premi dell'ATP di fine anno e ricordiamo che il titolo di miglior coach è stato vinto da Bagnozzi e Cahill, il tandem che allena Sinner. E Djokovic ha postato una storia Instagram dove, insomma, ha un po' rosicato che è nel suo essere. Effettivamente è l'allenatore di un giocatore che ha vinto 3 Slam, ha chiuso il numero 1, ha vinto le Finals. Ci sta il suo rosicamento. Ma dimmi tu, come. Io lo trovo molto semplice come spiegazione. Se il parametro è l'allenatore del giocatore più vincente, è chiaro che non c'è paragone, però per come la vedo io è giusto premiare, secondo chi premia, l'allenatore che ha inciso di più su un giocatore nel corso di quella stagione. È abbastanza evidente come Bagnozzi e Cahill siano i due, magari non per tutti, però siano quelli che hanno inciso maggiormente. Il progresso di Sinner anche in termini di classifica è stato evidente. Djokovic ha fatto una stagione pazzesca, ma stagioni così le abbiamo già viste fare, quindi la bravura di Ivanišević è quella sicuramente di tenerlo sul pezzo, di tenerlo attento, di continuare a tenerlo motivato, ma è un lavoro un pochino più psicologico, meno tecnico. Cioè, Bagnozzi e Cahill hanno cambiato il movimento della dinamica del servizio a Sinner nel corso della stagione e questo cambiamento tecnico lo ha portato a servire meglio con più percentuale. Quindi andrebbe forse solo spiegato qual è il parametro, così Djokovic è tranquillo e sereno, anche perché mi ricordo di altri anni in cui non ha vinto l'allenatore col giocatore con più titoli, mentre forse, se non magari dico una stupidata, Vaida vinse l'anno in cui Djokovic aveva perso a Parigi con Cecchinato e poi vinse Wimbledon e quant'altro, quindi sa anche lui che il parametro non è solo ed esclusivamente quello che vince di più. Tu l'avresti dato a Bagnozzi e Cahill? Sì, credo proprio di sì. Ok, una domanda di Gian Domenico che invece giro a Lorenzo. Ciao a tutti, ho questa domanda. Da addetti ai lavori, vi dà fastidio questo hype che si sta creando per un giocatore in Italia con la trasformazione del tennis in qualcosa di calcistico? Questo è un argomento che abbiamo trattato varie volte qua, no, Fede, questa esplosione di popolarità del tennis che, diciamo, ha degli appassionati della prima ora come noi, quando si stava nella nicchia in pochi, può anche dar fastidio oltre a far piacere. Diciamo che se un movimento si lamenta che sta vivendo un autentico boom, mi sembra un po' il Papa che si lamenta del Giubileo. Cioè, stavamo meglio quando stavamo in pochi a Piazza San Pietro, eravamo più tra di noi, però come ti fai a lamentare? Quindi no, è bello che ci sia questo entusiasmo, è bello che il movimento cresca, che i giocatori, che i giovani si vogliano raggiungere, si impegnino e abbiano dei modelli di riferimento, peraltro anche molto positivi, come nel nostro caso lo è Sinner, e nulla ci vieta a noi, che amiamo tutto il tennis, non solo quello delle ATP Finals, ci ritroviamo magari al torneo di Marsiglia o al Challenger di Braunschweig e torniamo nella nostra nicchia molto piacevole, magari a cercare un giovane da scoprire, lo possiamo fare comunque, e poi lasciare che entrino anche altri meno appassionati quando ci sono i grandi eventi, che non dimentichiamo che questo hype poi si sviluppa soprattutto nei tornei più importanti, no? Poi torna un po' ad addormentarsi nel resto della stagione. Quello che mi disturba un pochino di più è il fatto che ci siano dei
delle persone, dei personaggi anche nel nostro mondo mediatico, che visto che adesso il tennis è diventato qualcosa di cui la gente si occupa, improvvisamente diventano esperti di tennis, dicendo spesso e volentieri delle castronerie. Quando io sento dire che prima di un Djokovic-Sinner, che Sinner è favorito perché fisicamente è più forte e perché l'altro, essendo meno giovane, potrà soffrire la fatica, la fatica l'ha avuta il mio cuore in quel momento, un pochino smesso di battere. E allora, quello sì, quando chi entra in un mondo che conosce meno non ha l'umiltà di rimanere sulle sue o di ascoltare chi ne sa di più, ma improvvisamente diventano tutti esperti. Però temo che sia una questione quasi imprescindibile. Ma sì. Sai, Lore, volevo dirti questo, che c'è un po' comunque da parte di molti, per esempio io, l'ho un po' vissuta questa sindrome del sì, ma voi dove eravate quando noi eravamo, noi nel senso io e altri due, eravamo sul campo 5 a guardarci Irakli Labadze contro Bodanulirak. Adesso sono tutti capaci con Sinner che fa semi-slam finale al Master. Un po' come quando andavi ad ascoltare gruppi rock indie che poi diventavano famosi, te li trovavi allo stadio e ti giravano le palle perché avevi un po' questo sentimento quasi di appartenenza, no? Cioè, è una cosa mia perché io la seguivo negli anni in cui eravamo in 5, adesso siamo in 50.000 e sembra che abbiano tutti scoperto l'acqua calda. Quindi da un lato credo che ci sia un sentimento anche un po' naturale, no? Di protezione da parte di chi si occupava di tennis, quando del tennis sostanzialmente in Italia fregava quasi niente a nessuno. Per conto invece quell'altra cosa che dici tu, e cioè che c'è questa tentazione di ergersi a commentatori, purtroppo è vero, è un po' un vizio professionale, credo. Ma tu, Fede, eri indie prima degli altri? Se ero indie? Mi chiedi? Beh, sì. Un po' sì, perché comunque a me piacevano i giocatori strani, cioè io seguivo, non so, io ero innamorato perso del povero Jérôme Golmar, che è morto di SLA. E me ne innamorai un giorno, una mattina alle 10 del mattino, ero a casa, seguivo Eurosport, che a quei tempi avevo soltanto con la parabola su Astra in lingua tedesca, e lui batté sul centrale di Monte Carlo Moya. Era sotto 6-3, 3 pari, Moya non ha più fatto un game. E Moya era l'anno che era campione in carica Roland Garros. Preso a pallate, stile pesco solido con Bruguera in Davis. 6-3-6-0 gli ha dato? 6-3-6-0. Secondo e terzo? Solo vincenti. E poi l'andava a seguire. Però vabbè... Era un po' una mia deviazione. Allora, c'è una domanda di Marco che vi giro, una di queste cotte e mangiate. Firmereste da qua a fine stagione per uno slam di Sinner e solo uno? E io aggiungo, firmerebbe lui, secondo voi? Partiamo da Congi. Ma certo. Ragazzi, parliamo comunque, ha fatto un finale di stagione pazzesco, però lui slam... non ha ancora neanche fatto una finale, quindi figurati se non firmerebbe lui, noi, cioè io sicuramente, ma penso anche voi tre e sicuramente anche il suo staff e quant'altro. Ci manca, adesso non esageriamo, ecco. No, è vero, sai, avete letto in questi giorni, no, che il governo sta finalmente riducendo le percentuali del super bonus dal 110 al 70%, quindi dal prossimo anno chi vuole ristrutturare casa con gli stessi parametri usati fino a quest'anno non avrà più indietro il 110 ma il 70. E il ministro dell'economia ha detto una cosa secondo me condivisibile, cioè che se tu abitui la gente ad avere un rimborso più alto addirittura di quello che tu hai speso, quando poi scendi al 70 ti sembra niente e lo danno per sconto. Ma come, mi fai solo lo sconto del 70% e ti sembra poco lo sconto del 70% rispetto allo zero che è sempre stato? E secondo me c'è un po' questo tipo di meccanica perversa anche nel tennis, no?
cioè Sinner, tutti ci aspettiamo che, vabbè, non solo uno slam, ma no, figurati, facciamo subito direttamente 20 come quei tre. Ma ed è veramente una logica illogica che però è molto diffusa. Cioè, secondo me, tanti tifosi di Sinner non risponderebbero come Fabio. Direbbero no, solo uno no, cioè almeno due. Io sono vado per l'uno. Cioè, firmerei col sangue per averne uno in quest'anno. Non so voi, Lore? Ma ci mancherebbe altro. Cioè, anzi, io credo che l'unica preoccupazione che si può avere in Sinner è che il desiderio che ha è talmente forte, no? Quello che a me affascina più di Sinner è proprio questa estrema determinazione nel voler raggiungere il traguardo che si è prefisso, no? A costo di rinunciare a qualsiasi cosa, che non è una mentalità che tutti riescono a portare avanti. L'unico granello di sabbia che può in qualche modo inceppare il meccanismo è che questa vittoria slam non arrivi in fretta. Perché secondo me, tra l'altro, quando ha vinto il primo, poi potrebbero aprirsi un pochino le acque, no? Però è questa prima vittoria, perché Alcaraz l'ha già vinto, perché magari lo vince un altro appunto nuovo, come dicevamo prima, magari lo vince Rune, magari c'è, impazzisce, lo vince un altro Zverev, lo vince. E lui che è sempre lì vicino e sa che tutti se lo aspettano, lui per primo, magari in Australia non ci riesce, Roland Garros sulla terra non è la sua superficie, e poi a Wimbledon Djokovic continua a essere intrattabile. Cioè, il fatto che non lo vinca ma sia sempre lì è l'unico rischio che secondo me corre Sinner nel poi avere fretta, ansia di questa vittoria. Quindi se arrivasse nel 2024, che fosse a gennaio o a settembre, metterci la firma, perché poi da lì, tolta questa prima scimmia, può essere che vincere il secondo, il terzo, ci auguriamo il quarto e il quinto, non dico che diventi più facile, però in un certo, psicologicamente secondo me sì, il primo è più difficile. Sì, sicuramente sulla falsariga di quanto hai detto tu, secondo me dovesse non vincere in Australia col titolo a Djokovic o Alcaraz un conto, se inizia a vincerlo qualcuno diverso, o Medvedev insomma, se inizia a vincerlo uno Zverev, un Rune o Tsitsipas, potrebbe accusarlo un po'. Sì, poi c'è anche un altro aspetto secondo me, cioè noi diciamo i prossimi anni la lotta sarà Sinner-Alcaraz, e non è mica detto. Uno, perché Djokovic adesso le minacce di giocare anche oltre i 40 anni l'ha lanciata, quindi si sa mai che questo non se ne va più. Poi non puoi sapere cosa arriva da dietro, non puoi essere certo che Ben Shelton continui a crescere e fra un anno non sia un crack clamoroso. No, abbiamo solamente intravisto quello che possono fare, non so, Prismic o Mensik. Tu li vedi adesso e dici, beh, ma rispetto a Sinner, anni luce indietro. Sì, ma Sinner di, avremmo detto lo stesso del Sinner di 2 o 3 anni fa. Quindi nel corso del tempo non sarà solamente Alcaraz da battere, ce ne saranno anche. Quindi prima si toglie questo peso di vincere uno slam, e secondo me c'è molto vicino, in Australia è già una bella occasione, e meglio è. Poi dopo non è così banale, scontato, cioè vai in Australia, dipende dal tabellone, potresti dover battere appunto Alcaraz, Djokovic, e comunque prima, se c'hai Zverev che arriva, mettiamo, ben preparato, abbiamo visto lo US Open, non è che sia una passeggiata. Poi secondo me, per come l'abbiamo visto a fine di stagione, la preparazione invernale, sono convinto che lui la faccia in maniera molto meticolosa, che arriverà super tirato, la superficie è quella giusta, secondo me l'Australian Open può essere veramente la situazione ideale. Giro una domanda a Fabio, una domanda di Tommaso, che ci chiede come vediamo l'inserimento di Barazzutti nel team di Musetti. È una bellissima domanda, molto molto bella, interessante. Come la vedo? Sono curioso di vedere come riuscirà a entrare in una coppia di lavoro che dura da sempre. E capire, questo non lo posso, in questo momento non lo posso sapere, che cosa chiedono
Tartarini, Musetti a un allenatore come Barazzutti. Quindi questi inserimenti sono sempre pericolosi per certi punti di vista, se vengono invece interpretati nella maniera corretta possono essere sicuramente una buona aggiunta per il giocatore. Quindi c'è curiosità, perché comunque onestamente non mi aspettavo, ho un grandissimo rispetto di Barazzutti, sì, intendiamoci, come tecnico, come allenatore, lo ha fatto vedere nel tempo, però non mi aspettavo come scelta da parte di Musetti quella, quindi mi incuriosisce molto e mi incuriosirà capire magari se riuscirò nel corso di questi mesi a vederli lavorare, capire anche quale sarà il tipo di supporto che chiederanno, di aiuto che chiederanno a Barazzutti, sia Lorenzo che Tartarini. Ci chiedono di Corda. Boll ci chiede se Corda può vincere un 1000, e a me interessava l'opinione di Lorenzo su Corda. Petra mi piaceva un sacco, era uno dei miei giocatori preferiti. E anche Sebastian, che gioca un tennis molto gradevole, no? Molto piacevole. Lo vidi la prima volta insieme all'amico Marco Imarisio, che ne fu subito folgorato nelle quali di Wimbledon. Gioca un bellissimo tennis, mi pare molto fragile fisicamente e ogni tanto anche mentalmente. Quindi vincere un 1000 dura, anche lì. Cioè, vuol dire azzeccare la settimana giusta, vincere 3-4 partite tostissime. Lui ci sono superfici come la terra dove magari ancora deve dimostrare di poter essere super competitivo. Quindi vincere un 1000, no, non me l'aspetto che accada nel 2024. Ha mostrato a tratti un tennis veramente bello e molto gradevole, quindi mi piacerebbe che fosse... Che riuscisse a rimanere lontano dagli infortuni e che si potesse ben preparare un'intera stagione, vederlo un'intera stagione sul circuito senza problemi fisici. È uno di quei giocatori che, ecco, se accendo la televisione c'è Corda, non so se vince un 1000, ma la partita la guardo. Fede Moreno ci chiede: chi è il miglior commentatore di tennis in TV, esclusi i presenti? Quindi esclusi tutti e tre voi, perché tutti e tre in qualche modo commentate, chi come prima voce, chi come spalla. Rino Tommasi. Paraculo. Beh, in questo momento era in onda su Sky, insieme ahimè al compianto Gianni, con Gianni che ricordava la volta di quanto Mecchero commentasse male, difeso da Tommasi, e ha detto: vabbè, io ricordo quando gli ho dato un calcio nel culo, ma per altre circostanze. Era Gianni Clerici. Beh, Gianni era quello che aveva raccontato di essere andato negli spogliatoi quella volta agli US Open in cui Connors aveva cancellato il segno di un passante a Barazzutti dicendogli: adesso ti do una racchettata in testa, e fu fermato dalla sicurezza. Poi non si sa mai quanto delle cose di Gianni fossero romanzate, spesso era l'unico testimone di certi episodi, sicuramente alcuni erano veri. Ricordo che Rino era solito prendere in giro Gianni perché i suoi incontri più mirabolanti, da cui scaturivano poi gustosissimi aneddoti per i suoi pezzi, capitavano sempre in ascensore, quando lui piace ascensore da solo. Quindi, punto primo, tutta sta gente la contava solo in ascensore, e secondo, solo se c'era soltanto lui. Per cui, vabbè, io di ascensore negli hotel dei giocatori e della stampa ne ho presi, ma credo di aver fatto una volta Bjorkman incontrato e una volta Fred Stolle, il mitico Fred Stolle. Ci dicono, Marco ci dice che gli mancano le telecronache di Ferrero e Lo Monaco, ma in realtà... Siamo ancora vivi, comunque. Sì, e poi vi risentiranno a brevissimo. Sarete tutti e tre arruolabili per gli Australian Open, no? Sì. Speriamo che tu ci venga a trovare con qualche vettovaglia. Sì, vengo a pranzo io.
Fate anche le qualificazioni, giusto? Sì. Quindi però, dai, ragazzi, si parla. Di commentato solo i match degli italiani. Che comunque sono, non so, 17 forse. Quindi sono tantissimi. Sì, sì. Allora, cerco qualche domanda. Ah, intanto io mi correggo, ha ragione, non mi ricordo chi, la finale della Mattanza di Parigi era 2008 o 2007, beh ragazzi, ogni tanto perdo qualche colpo. Ogni tanto. Chi vince Roland Garros? Questa è una bella domanda. Congi? No, Congi no, giocava bene su saperlo. Sì, no, proprio. C'è pericolo. Magari. Sì, sì, ecco, terra indoor paradossalmente erano forse le condizioni di gioco che mi piacevano di più. Non lo spiegherò mai perché, è la classica scusa di chi tornei terra indoor, ce n'era uno ogni morte di papa. Detto questo, è una domanda complicata perché Tu te la segnavi così? Cioè, non so, sull'erba neozelandese degli anni 70 gioco da Dio. No, però terra indoor mi piaceva un sacco. Terra indoor mi piaceva un sacco, perché comunque le condizioni erano un po' più rapide e io l'indoor lo amavo di più, perché comunque odiavo abbastanza vento, sole e quant'altro. E quando andavi a giocare indoor sul veloce, purtroppo ai tempi erano più preparati gli altri. Cioè, per quanto le mie caratteristiche magari mi portassero a quello, andavi a giocare con gli inglesi, con gli statunitensi, con i tedeschi, erano più in risposta, erano troppo più attrezzati. Detto questo, Roland Garros, che non interessa a nessuno, Roland Garros ho bisogno di vedere in che condizioni è Nadal per dare una risposta. Ah. Perché per me, se lui sta mediamente bene a Roland Garros, sarà sempre il favorito. Dai, oltre il credibile per me, cioè non posso credere. Però l'abbiamo già detto, Vi aspettavate vincesse l'Australian Open 2 anni fa? No, assolutamente no, l'ho detto 4-5 volte almeno di Nadal. Quindi. E invece a Lorenzo chiediamo una domanda di Giulio, che ci chiede cosa ne pensiamo dell'ingresso di Severin Juti nel team di Rune, che ha già Becker. Sì. C'è qualcuno che organizzando ce la fa come il PSG, li compra tutti, però non sempre basta. Come spari. Esatto, capito. È curiosa come scelta, perché poi c'è sempre lì la mamma che in qualche modo è presente, perché gli UTI, sai, anche lì, come vuoi dire, teoricamente quanti anni avrebbe dovuto vincere il Coach of the Year se manteniamo la suggestione Djokovic, no? Però noi l'abbiamo sempre visto con Federer e quindi c'era un rapporto che era diverso, no, da quello classico da coach. E quindi bisogna vedere come questi coach poi si reinventano con un giocatore totalmente col quale non hanno il rapporto intimo che lui poteva vantare con Federer, col quale non è cresciuto insieme. È sicuramente un pochino un'incognita, no, sotto questo punto di vista. Certo, l'esperienza non gli manca, l'ha vissuta a fianco di uno dei giocatori più forti della storia, però per dirti, ecco, io avrei visto di più se Musetti avesse scelto gli UTI. E lui dice, io mi tengo il mio coach storico e di fianco ci metto uno che ha vissuto un certo tipo di esperienza, vuoi anche che c'è un pochino questa fantasia, no? Che Musetti possa in qualche modo ricordare come stile di gioco, di fantasia, quell'altro, e scelgo un coach che ha vissuto non già... Non lo nomini neanche, quell'altro. Un po' troppo paragonare. Sembra blasfemia. Qualcuno, no, però per dire... E quindi magari prendo uno che ha vissuto quel tipo di esperienza, quel livello lì, e posso pensare che mi riesca a spiegare, se io ci arrivo vicino a quel Gotha, quello che mi potrebbe accadere, no? Come cosa.
con una, ed essendoci già Becker, c'è già anche la mamma, insomma, il giocatore poi non andrebbe mai confuso, no? La prima cosa che ti dicono, cioè Tony Nadal mi diceva: guarda, io spiego le cose a mio nipote in maniera molto semplice, se no non le capisce. Se qui inizia ad arrivare un input da una parte, un input dall'altra, un input da una terza parte, il rischio che un tipo che già mi sembra abbastanza particolare come Holger, non so se è proprio la scelta più indicata, no? Quindi ne sono incuriosito, ne sono anche preoccupato, mi sembra una parola esagerata, ma dubbioso della cosa. Liuti ha rischiato solamente un anno di vincere senza alcun dubbio il premio di Coach of the Year al primo mese della stagione, cioè quando giocarono Federer e Seppi contro, perché Sartori vede, stanno finendo gli allenamenti su due campi diversi e si incrociano. Allora lui guarda Severino, come lo chiamano, e scherzando gli dice: dai Seve, per una volta fammi vivere un incontro proprio tranquillo, sulla sedia, proprio senza tensione, scambiamoci le panchine, tu per una volta alleni Seppi e io mi piglio Federer. E tutti e due si misero a ridere. Poi Sartori disse: tu pensa che se accettava io facevo la figura proprio manco del maestro della SAP, e lui in compenso diventava sicuramente il coach dell'anno, no? E poi sappiamo che Seppi vinse quella partita commentata dal sottoscritto, da Barbara Rossi e non da Federico Ferrero, che in presa a un colpi di tosse frequenti cercò di rientrare all'ultimo set, ma io glielo impedì, perché lui se ne andò dicendo dopo il primo set, se ne andò dicendo: qua tanto sta partita dura sia no 40 minuti, che allora non ho più riammesso in telecronaca dopo. Nego fermamente il finale, anche se è molto carino. È vero che io abbandonai la cabina a partita dominata da Federer in corso perché afono, non riuscivo più a parlare. C'è stato un periodo in cui la mia afonia corrispondeva con gli Australian Open e non era proprio una tempistica di quelle particolarmente favorevoli, e non sapevo più che cosa fare. Pure dallo sciamano sono andato. E c'era Barbara che mi ha fornito delle caramelle che costavano credo 5 euro l'una, ma a parte essere molto buone, secondo me non servivano a una fava proprio. Detto francamente, l'acciuga, il rimedio del soprano, tutte le ho provate, cos'era l'iperico, poi cortisone ovviamente, qualunque roba, ma non c'era niente da fare. La fonia degli Australian Open mi ha accompagnato per un bel po'. Allora leggo un paio di domande su Ogier Aliassim, no, non capisco perché. Perché è un canale di tennis, Fede. Cos'è che non capisci? Domande su Rory McIlroy potrei dire: in effetti hanno sbagliato canale, però se sono su Ogier Aliassim ci sta. Ma ce ne sono così tanti di tennisti, le giro comunque a congi. Ogier Aliassim può dire ancora la sua o è destinato ad essere una meteora? Ci chiede Michele. Ci unisco anche alla domanda di Gian Domenico, che ci dice: pensate sia giusta l'analogia fine 2022 di Aliassim, fine 2023 di Sinner? Per l'amor del cielo. Allora, vai tu sulla seconda. Ti vedo bello carico, infatti ti farei rispondere te. No, io rispondo solo sul fatto che è talmente giovane che non si può dar per finito un giocatore come Ogier Aliassim. Poi bisogna sempre dire finito per cosa. Contestualizzare: pensiamo che possa vincere più slam, pensiamo che possa tornare nei 10, e allora quello è un discorso. Sul 2022-2023 no, Ogier Aliassim aveva vinto tantissime partite, ma di livello... meno qualitativo rispetto a quelle che ha vinto Sinner. Esatto. Grazie. Al di là dello scherzo, è di un'altra. Fanno due sport diversi, secondo me, Sinner e Aliassim, cioè sono due categorie differenti. C'è un po' Marco Pannella, il Fede giovane, cioè lui piace buttarla giù così, boom! No, secondo voi no? Non che uno sia... Due sport diversi, secondo me no. No? No. Mi spiace deluderti, amico.
Va bene. Guarda che Ogeralia Sima ha una palla di una pesantezza. Sì, sì, perché ha un fisico clamoroso. Esatto. Quindi. Però. No, due sport diversi, no. E Sinner e Rud, Fede, fanno due sport diversi? Sono di Sinner e Rud? Sì. No. Allora. Non mi toccate Rud. Ah, guarda, allora vi lascio un'oretta in una camera buia, poi vengo a vedere i resti. L'estimatore e il detrattore uno contro l'altro. No, non sono un detrattore, però infatti quello dicono, secondo me. Cosa dicono? Ha fatto tre finali slam e finale delle finals, cosa dicono? Sì, sì, ma che è una sega? Perché secondo me è su 5. È la più forte sega della storia. Stato due del mondo, ragazzi. No, ha giocato il match per diventare numero uno. Anche. È stato a due set, esatto, da diventare numero uno del mondo. Per me era da chiudere tutto là. Però se lo sarebbe meritato. Onestamente no, perché non ha vinto niente. Personalmente torno a se avesse vinto US Open non avrebbe vinto niente. No, però non ha vinto nulla. No, infatti diventava uno se vinceva lo US Open. Sì, non l'ha vinto, non è stato uno. In quel caso, ma poi meritato e immeritato, secondo me non esiste con la classifica. Cioè, se lo diventi, te lo meriti. Esatto. Perché ci sono dei punti, esatto. Cioè, poi avendo fatto appunto finale Parigi, vittoria US Open, hai voglia. Però Francesco, per dire che fanno due sport diversi, bisogna aspettare che Sinner abbia vinto 10 slam e Rud o Ogeralia Sima siano rimasti dove sono adesso. Allora dici, va bene, hanno fatto due sport diversi. Per dirlo adesso, lo valutiamo sulle potenzialità di Sinner, ma come mi insegnano, ne parlavo l'altro giorno col Cucciu Cambiasso, se a noi sportivi, campioni, ci parli di potenzialità, noi cambiamo discorso, perché per noi le potenzialità non esistono, esistono quello che riesce a fare. Se la mettiamo dal punto di vista puramente del piacere del gioco, nemmeno lì secondo me fanno due sport diversi, perché se la metto sulla gradevolezza del gioco potrei quasi accettarlo in Alcaraz Ogeralia Sim, in Federer Ogeralia Sim, in McEnroe Ogeralia Sim, se parliamo di piacevolezza, che poi diventa tutto soggettivo, no? Però che secondo alcuni canoni tradizionali possono veramente fare due sport diversi. In termini di quello che hanno rappresentato fino adesso, ovviamente hanno vinto addirittura più di Sinner, perché proprio facciano due sport diversi, ce lo auguriamo, perché appunto vorrebbe dire che Sinner è plurislammer. Posso, prof, scusi? Posso dire una cosa? Dico a te, Fede, sei tu che conduci. No, adesso dirò una cosa che a te farà venire la faccia a punto interrogativo, ma non perché sei ignorante, perché sei giovane. Invece Lorenzo e Fabio sanno di cosa parlo. Credo la prima volta che vidi del tennis dal vivo, o la seconda, di alto livello, fu quando in Piemonte ci fu l'alluvione del novembre del 94, organizzarono un'esibizione a scopo benefico. E alla Canottieri Tanaro di Alessandria invitarono Cristiano Caratti e Fabio Beraldo, che io avevo letto qualche volta nelle pagine in fondo di Tennis Italiano, cioè le notiziole del circuito, diciamo, di Serie B, gli Open, queste cose qua. Giocano questo match, io non sapevo assolutamente come giocasse Beraldo, invece Caratti, poi a parte che è nato il 24 maggio come me, Caratti è stato incolpevolmente protagonista di una delle più grandi figure di palta fatte da me, che chi mi conosce sa che sono abbastanza famoso per farle, con la suora dell'asilo, perché un giorno mia madre incontrammo questa suora per strada e mi disse: ma hai detto a suor Emma che tu sei nato il giorno di? E la risposta era Maria Ausiliatrice, 24 maggio, e io dissi: Cristiano Caratti. La suora, che ovviamente non è che sapessi che fosse Caratti Kid. Vado a vedere questa esibizione e Beraldo non vince facile, vince facilissimo. Lo ha preso per il culo Caratti in quell'occasione lì. E non è che Caratti ci stesse tanto a perdere. Finisce la partita, io avevo 17 anni,
mi avvicino lì a Caratti e col coraggio che avevo, che non era tantissimo, gli chiesi: ma scusa, ma oggi hai perso apposta o perché lui gioca meglio? E lui mi fa: no, Fabio gioca meglio di me a tennis. E io gli dissi: no, in che senso gioca meglio? Cioè, tu hai quarti agli Australian Open, finale a Milano, cioè tu sei hai battuto McEnroe sull'erba. Oh. Non so. E lui, poi insomma, il dialogo non continuò e io rimasi con questa sua risposta, che per me era incomprensibile ai tempi. Cioè, in che senso uno che, non so, cos'è stato Beraldo? 300? 400? Forse? Te lo controllo, se vuoi. E per lui non c'era nessuna, diciamo, non c'era nessun problema, non vedeva contraddizione nel dirmi: vabbè, se giochiamo sul veloce 2-3 e a braccio sciolto, certo che vince, ma cosa c'entra? Cioè, e poi, come dire, essere un professionista di alto livello è un'altra cosa. E secondo me i giocatori di alto livello ce l'hanno molto questa cosa di non sopportare tanto che qualcuno dica: ah, io ho visto giocare Ciccio, gioca da Dio, gioca molto meglio di... così dicono: ah, va bene, ma magari è vero che gioca molto meglio di Rud, così sei contento, Fede. Giocherà anche meglio di Rud, ma Rud fa le finali slam, è uno che magari in certe condizioni gli dà 6-3-6-3, non entra nei primi 100. Ho detto qualcosa di sbagliato. Qualcosa sbaglio io su Rud, che poi lo considero superiore ad Aliassime, cioè non sono della stessa categoria. Però boh, non lo so. Già il fatto che lui sia diventato numero due, come dicevo prima, i numeri non sbagliano mai, quindi evidentemente se l'è meritato. Però ragazzi, ha vinto 10 tornei, tutti 250, cioè non ha mai vinto neanche un 500. Boh. Ho delle perplessità. È un grande piazzato, ha un grande fisico, c'ha una grande testa e è uno che negli slam tende a non volerlo incontrare. L'avete visto il filmato della cena, la UTS, Rud, Bublik, Per? Ecco. Sembrava una barzelletta. A quel tavolo Rud non ci stava, personaggi così. Esatto, un norvegese, un russo e un francese. È un francese bellissimo, bellissimo proprio. Però erano due matti scoppiati e poi Rud che invece... Che guardava il piatto. L'esatto, infatti lui mangiava, beveva, ascoltava. È l'esatto opposto. Ecco, no, perché è arrivata questa domanda di Giulio, no? Io giro questa domanda a voi. Che cosa ne pensate della UTS, che noi abbiamo scoperto, la trasmessa Eurosport negli anni del lockdown, della pandemia, questa formula di rock tennis che i puristi considerano una specie di blasfemia. Voi che ne pensate invece? Invece, non invece. Voi che ne pensate? Punto interrogativo. Vai Lore. Io cambio canale... anche se c'è solo Cappuccetto Rosso nel resto della TV, non mi piace. Forse dal vivo, sai, se tutto ciò che è entertainment, secondo me funziona molto dal vivo, no? Perché magari sei lì, crea un'atmosfera, le luci, il divertimento, sei con gli amici, una birra, puoi ridere, scherzare tutto il tempo di quello che succede onestamente. Ti interessa relativamente, colpi spettacolari, loro sono lì per quello, e sono come questi match esibizione, no? Che alla fine in certe maniere ti possono divertire. Non è sport, perché io considero sport tutto ciò che interessa a qualcuno, quello che è il risultato finale. Lì non interessa manco chi sta giocando. Io però arrivo oltre a dirti che per me, ma nemmeno la Lever Cup, cioè se deve ritirare Federer per vederlo, devono giocare in doppio Federer e Nadal, perché non mi posso scordare di un John Isner che dice, dopo la prima edizione, che quindi c'era anche, no, un pochino l'hype di una cosa nuova, dice: non mi sono mai divertito così tanto su un campo da tennis. Ho detto: John, hai perso però,
io quando uno fa sport non ho mai visto uno dire che si è divertito tantissimo dopo aver perso una partita. Figuriamoci quando arriviamo all'UTS. Per me ti ho detto, se sono alla Moratoglu Academy in Costa Azzurra con lo champagnino, vada Dio con gli amici, vada Dio. A casa cambio canale. Io concordo e allargo il discorso a tutti i tipi di esibizione, non, sia nel tennis, sia nel calcio. Non riesco proprio a seguirli, ma perché io devo avere la sensazione che per seguire lo sport, quelli che sono in campo, se perdono, perdono qualcosa. Cioè, deve dargli fastidio se perdono. E quindi le esibizioni non riesco a concepirle. Così come la Lever Cup, che secondo, anzi, non so quanto sia recitato e quanto sia spontaneo, sicuramente una percentuale di recitazione c'è, a me dà fastidio. Ecco. Fabio? Super d'accordo con voi sulla parte UTS, io sono un grandissimo amante della Lever Cup, quindi a me la Lever Cup piace un sacco, e quindi su quello, no, perché li vedo che si impegnano veramente, che ci tengono veramente, è vero che prendono un sacco di soldi, non prendiamoci in giro, però è un evento che i giocatori, adesso non so con poi col ritiro, già quest'anno è stata sicuramente meno avvincente, però è un format che a me piace. Sono quest'anno è stata veramente una roba, l'ho commentata, ti giuro, mi è scesa la tristezza. No, lo so, però gli do un... diciamo un bonus, perché l'anno scorso aveva portato tutte quelle emozioni col ritiro di Federer che quest'anno non potevi aspettarti chissà che cosa. Voglio rivederla ancora qualche volta, però tendenzialmente a me quello come format piace, vedo che i giocatori ci tengono veramente. Però Congi, quello che mi chiedo è, io che ne ho vissuto un paio da live divertentissime lì, magari a casa le guardo e mi sembra che ci tengono forse più per i compagni, no? Cioè, Nadal si impegna perché in panchina c'è Federer, quindi dice non voglio fare brutta figura. Però io ho la sensazione che se fa 5 anni chiedi a Nadal cosa hai vinto in carriera, lui ti dirà X Roland Garros, X Osi, è in grado di dirti anche quanti Cincinnati piuttosto che tornei di Madrid, Roma e magari Sopot si ricorda. Secondo me non si ricorda nemmeno, cioè non gli viene da citare la Lever Cup e forse non si ricorda nemmeno quante ne ha vinte. Posso aggiungere una cosa al volo sulla UTS? Perché invece io mi sono dovuto ricredere, perché sono partito, essendo un po' tradizionalista di mio, con tutte le peggiori intenzioni rispetto alla UTS, cioè no, non si può, no, cioè, dissacrare il tennis, così. Invece è talmente arcade, sembra veramente un virtua tennis, siccome ci ho giocato tanto a virtua tennis. A me i videogame piacevano sia le simulazioni, cioè quando dovevi imparare 24 combinazioni di tasti per 24 colpi diversi del tennis, sia invece virtua tennis, che era tasto rosso, tiri forte, tasto giallo, back o pallonetto, basta, e per il resto solo cannonate, no? Partite assolutamente inverosimili ma divertenti. Ora, siccome a me l'aspetto spettacolare del tennis è sempre piaciuto, il fatto che venga preso e sostanzialmente filtrato rispetto a tutto il resto e sparato al massimo volume, vi dirò, a me piace. Mi piace che cambino il nome ai giocatori, che Bublik diventa il Bublik Enemy, e l'altro di Hammer, Berrettini, eccetera. Mi piace il fatto che il pubblico possa fare casino, mi piace il colpo speciale che vale 3 perché proprio mi ricorda il videogame. Mi piace perché non è tennis, cioè è il gioco del tennis, ma non è il tennis vero, né pretende di esserlo, perché è talmente sguaiatamente fatto per far casino, spettacolo, ai cambi di campo che l'altro giorno che ha detto, forse Rublo, non lo so, ha detto che torneo di merda, una cosa del genere, no? Dai, va bene perché è confinato lì, cioè è uno spettacolo, secondo me, tra l'altro appunto, impacchettato molto bene, belle grafiche, belle idee, bei colori, bella formula, ovviamente assolutamente improponibile. Forse il difetto originario è stato che qualcuno può aver pensato che potesse essere una maniera sotto traccia per introdurre dei cambiamenti nel circuito, no?
cominciamo a abbreviare i set, togliamo la prima in servizio, permettiamo al pubblico di parlare durante gli scambi, per carità. Cioè, l'importante è che rimanga lì dove è. Ma io su YouTube qualche volta gli scambi tra Shelton e... che è stato Bublik, ha tirato un colpo pazzesco contro Shelton. Io me li vado a rivedere, perché sono spettacolari. Ma quello va benissimo, l'importante è non prenderla seriamente. Oh no, esatto. A tal proposito di partite commentate, ci chiede Moreno qual è stata la partita più noiosa che avete commentato. Chiede a voi, perché non ho commentato nulla. Io me la ricordo perfettamente. In realtà se ne abbiamo commentate di noiose a bizzeffe, cioè facciamo prima raccontare le altre. Sì. Però me ne ricordo una, perché Dio santo, c'aveva un bel appuntamento e giocava Selim Ashfar contro, forse era Zvonareva, tipo 6-1, 4-0, tu già pregustavi che era tutto calcolato al minuto, credo sia finita 7-6 al terzo, tutti i game ai vantaggi, palle tirate ovunque, e durò un'infinità. Cioè, quella le ho odiate profondamente. Io non so se sia la più noiosa, anzi forse no, però ricordo, mi è venuto in mente, così, mentre cercavo di fare una ricerca nel cervello, un match in Australia tra Monfils e Simon, che si erano messi a fare tic 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 toc, cioè Simon poteva salire 3 giorni, quindi, e Monfils è un altro che, se lo provochi da quel punto di vista, lui che gli frega, si mette in prima fila, tac tac tac. Oltretutto credo che contribuisca a questo mio ricordo nefasto il fatto che fossero le 5-6 del mattino, il mio turno volgesse al termine, e dopo qualche notte australiana, un'infila all'altra, ti cala la palpebra. Se poi questi si mettono a fare i pallonetti lunari, davvero. Gli odia, cioè 20 minuti per finire un game, una roba. E, anche perché quella era l'ora nella quale solitamente ricevevo il messaggio di Jacopo, che mi dava il cambio al mattino, e che però... per un certo periodo, intanto non spoilerò niente di privato, sono cose insomma innocue, veniva in treno in redazione, perché a quei tempi la redazione di Eurosport era in via Piero della Francesca, quindi zona Sempione a Milano, mentre adesso stiamo a Colonia Monzese di fronte a Mediaset, e quindi lui si spostava, venendo da fuori Milano, col primo treno, uno dei primi treni del mattino delle Ferrovie Nord, che però una volta su due o non partiva o partiva e poi sulla prima salita di Como arrancava e si tornava indietro. Sa di fatto che difficilmente riusciva. E quindi questa combo tra le partite dell'alba quando ne avevi più, sti due che si mettono a pallettare, e credo di ricordare un messaggio del tipo il treno non è partito, mi fece odiare a morte quella partita lì, e ho sperato di non vederli mai più giocare uno contro l'altro. E poi un tuo pupillo, Simone, no? Sì, 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 sì. Lorenzo mi mandò anche a intervistarlo una volta. Fantastico, perché c'era la... come si chiama quella dell'ATP che sta a guardarti, a batterti il tempo mentre fa le interviste? Non Nanette, l'altra. Non è Nanette Duxelles, no? Non mi ricordo, no, secondo me è l'altra, però. Benoit. A Bienvenua, forse. A Bienvenua, non lo so, vabbè, forse. Comunque. E lei mi diceva 5 minutes, no? Perché ovviamente loro partono sempre dicendo hai 5 minuti e non di più. Che io voglio dire, ma scusa, ma siamo io e Gillou nella lounge di Marsiglia, non c'è nessuno, lui oggi non deve giocare. Il problema è che 5 minuti durò soltanto la prima risposta di Simon. Perché cioè, lo sanno, cioè, Simone è un chiacchierone pazzesco, cioè tu gli chiedi una cosa, lui se non lo fermi è come a tennis, cioè, non sbaglia mai, quindi dura un'oretta. Congi non ha risposto sulla partita più noiosa di sempre, commentata. Ragazzi, ne ho meno di loro, ovviamente, tante,
dipende cosa intendiamo per noioso. È chiaro che quando commentavi Nadal e i primi turni dell'Roland Garros era abbastanza noioso perché non c'era assolutamente il minimo pathos, non avevi assolutamente il minimo dubbio di quello che sarebbe successo. Quest'anno ho nel carniere Sorribe Stormo ad Admaia del Roland Garros, 4 ore, una roba, mamma mia, vero, allucinante. Eravamo insieme, Fede, io te, sì. Può essere? Sì, abbiamo fatto quella è noiosissima, però se ti fai prendere c'è il pathos di dire qual è la prima che da fuori di testa, perché aveva già una, aveva dominato il primo, poi stava vincendo il secondo, poi ha fatto dei danni pazzeschi, sembrava non potesse mai più vincere, stava vincendo l'altra comodamente, poi c'è, insomma, quindi dal punto di vista emozionale non era male, però dal punto di vista tecnico era imbarazzante. Oh, c'è una bella domanda, ragazzi, la posso leggere io, Fede? Manco. Anche perché dobbiamo decidere se invitare uno dei nostri amici in diretta con noi, vero? Sì. Ci siamo in 5? Ragazzi, io sono a fine batteria, vi avverto, tra poco vi abbandono. Ok, allora facciamo che qua ci abbandoni, ti rimpiazziamo con un nostro... Il cambio. Allora il dai, cambio. Allora. Il cambio. Una bella domanda di Maurizio Riguzzi. Dimitrov con Ljubicic in panca, riuscirebbe a vincere uno slam? Prima parlavamo di suggestioni con Musetti e il... Fabio, dai, visto che poi hai la batteria che ti abbandona. È veramente difficile. Ljubicic ha dimostrato di essere bravissimo come allenatore, però credo che Dimitrov adesso, per quanto abbia giocato bene a fine anno... Ljubicic moltiplicare i pani in alto mestiere. Sì, cioè, Dimitrov è fantastico, a me piace un sacco. Però non credo che a quel livello lì un allenatore possa fare così tanto la differenza, onestamente. Però con Ljubo in panca, Ljubo al servizio e Ljubo che tira il rovescio in top speed. Il rovescio, ah beh. Allora, se all'alto gli lasci il dritto, il back e la volée, forse ce la facciamo. Allora, arrivo a dirti che forse basta Ljubo in panca e Ljubo che tira il rovescio coperto. Sì. Perché con quel fisico, con quelle capacità, se gli dai un rovescio coperto, che già solo il passante, ecco, cioè il fatto che chi è dall'altra parte non abbia la certezza di dire ok, se spingo lì e vado avanti lì, lui comunque al massimo, per quanto giochi benissimo, il back si difende. Poi certo, servizio, perché no? Voglio fare una domanda a bruciapelo a Lorenzo. Sì. Berrettini o Fognini? Per cosa? Per andare a cena, per prendere un compagno. Più forte, Berrettini o Fognini? Cavolo. Nel prime stai dicendo, quindi? Nel prime dei due? Sì, diciamo di sì. Per me è più forte Berrettini e gioca a tennis meglio Fognini. Però, insomma, poi alla fine ci sono anche dei risultati che parlano. Io metto sempre che c'è un giocatore che si chiama appunto Matteo Berrettini che ha raggiunto tutte senza aver mai battuto un top 10, e questo è un asterisco che non è mica colpa sua, però inevitabilmente c'è stata anche un po' di via bendata, no? in questo, però nei tornei dello Slam Fabio ha fatto dei grandissimi exploit nelle singole partite, tipo quando vince con Nadal allo US Open, però non è mai andato oltre un certo step, dove invece Berrettini ci è arrivato in più di un'occasione, pur con qualche draw abbastanza favorevole, no? Poi dopo, in termini di qualità del gioco espresso, piacevolezza, quella, la sensibilità che può mostrare, io come Fabio ne ho visti veramente pochi, ma veramente pochi, quindi diciamo che secondo me Berrettini è stato più forte, l'altro era più bello da vedere giocare. Fede? Che? Eri distratto? Vuoi rispondere? No. Tu? Sei d'accordo con Lorenzo? Tendenzialmente direi di sì.
Non credo di avere niente di intelligente da aggiungere rispetto a quello che ha detto lui. Ecco, se giocano contro un Fabio, cioè è facile dire Fabio vince sulla terra e Berrettini vince sull'erba, ok? Se li metti su un cemento normale, Fabio ha le qualità tecniche per andare a colpire i punti deboli di Berrettini. Quindi nel match one to one, uno contro l'altro, sul cemento li vedo veramente vicini. Diciamo comunque che, una delle sorprese, delle partite anche più emozionanti della storia moderna contemporanea di US Open, l'ha giocata Fognini con Nadal. Commentata da Congi, giusto? Giusto. Con? Io e Jacopo. Rafa. Mio primo torneo di commento, ho avuto quella fortuna, perché ai tempi vi ricordate che ci venivano assegnate le giornate in anticipo, quindi io sapevo che quel giorno avrei commentato il centrale la notte, ma chi avrebbe giocato non lo si poteva sapere, quindi la sorte mi diede quella partita pazzesca. Ci fanno una domanda molto cattiva sul rovescio di Berrettini. Ci chiedono se è da seconda o da terza categoria il rovescio coperto, credo. Rispondo a questa e poi vi abbandono, ragazzi. Sì. Però non c'è una risposta da dare. Vai, di cosa parliamo? Non so chi l'abbia fatta, penso che giochi a tennis e abbia visto giocare anche dei seconda categoria buoni. È chiaro che il rovescio del seconda categoria, se vuole un pizzico di credibilità la risposta, e non gli arriva la palla di tutti quelli contro i quali gioca Berrettini. Perfetto. Quindi, se vogliamo intendere, Berrettini è uno dei giocatori col maggior differenziale tra uno e l'altro dei colpi fondamentali, è indubbio che fosse il giocatore che ha il differenziale maggiore. Ma se si mette con un seconda categoria, poi penso che la domanda fosse ovviamente un po' provocatoria e un po' generosa, diciamo. Se si mette a fare incrociato sul lato del rovescio con un seconda categoria, bravo, non ci perde neanche se sta lì 24 ore e cambia avversario di seconda tutte le ore. E un colpo di un professionista che invece perderebbe, secondo voi, con un seconda categoria? Cioè se tipo Per fa... Il dritto di Benoit Per. Sì, il dritto di Benoit Per. Quello sì, Congi? Se Per sì, fa il finale di dritto con un seconda categoria? Con un buon seconda categoria che gioca bene di diritto, sì. Ok. Sì, sì. Quello è un colpo proprio tecnicamente, con dei difetti e dei limiti per me inspiegabili, l'ho visto giocare dal vivo tante volte, e lui si salva perché ha una qualità nella mano tale che riesce in qualche modo ad arrangiarsi, ma quante volte lo abbiamo visto finire per giocare il diritto in back perché proprio non ne riusciva a uscire, cioè lì ci sono dei limiti proprio tanto evidenti dal punto di vista tecnico, che evidentemente anche uno con le sue capacità, con le sue qualità, col suo potenziale, però da quella parte lì evidentemente non ha tutte questa capacità. Allora salutiamo Congi e le gambe di Nole, facciamo così e gli auguri, e vi auguriamo. Ve lo inquadro, eccolo Nole. Ciao. Ciao ragazzi, grazie, è stato grazie bene. Di tutto. A presto. Ciao. Ciao. Allora, facciamo così, Fede. Chiediamo ai nostri affezionati della Gonzo Family di mandarci qualche altra domanda, noi ne scegliamo una o un motivo per cui si al nostro insieme cambio di giudizio si meritano di raggiungerci in diretta per gli ultimi minuti, visto che alle 19:30 chiudiamo, quindi scatenatevi e noi così, ma a caso, e quindi non è che per forza la domanda migliore, cioè se una cosa ci piace vi scegliamo, ci mandate, vi chiediamo una mail, vi mandiamo un link, voi cliccate sul link, mi raccomando, perché entrate in diretta con noi, quindi se avete degli sfondi con qualcosa di poco presentabile,
Esatto, niente codice penale, per cortesia. Va bene. Perché tutto quello che succede qua è responsabilità di Ferrero. Sì, 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 ho deciso di lanciarmi per quest'ultima cosa. Siamo in diretta, quindi andiamo tranquillamente. Poi, se invece non troviamo niente, se non ci viene l'ispirazione, non invitiamo nessuno. Ci è arrivata una domanda sul documentario di Ljubicic, ne parlavamo anche prima, no? Sì. Bello, secondo me bello. Cioè, bello. Poteva essere fatto in forma più lunga, poi non so se sia stato un limite imposto quello di rientrare in un tot. Vabbè, cosa gli fa? 6 puntate? No, però forse manca un po' la parte dell'infanzia. Cioè, fanno vedere che torna, però non avrei approfondito quella parte là. Comunque sì, è bello, lui è, a me lui piace tantissimissimo. Non so se si presta lui, e mi sarebbe piaciuto di più che fossero stati coinvolti anche quei di più Riccardo Piatti e di più le prime persone che ha conosciuto, che l'hanno ospitato, che l'hanno aiutato quando è arrivato in Italia, ancora più di quello che magari è capitato nel suo paese, che comunque era una situazione, ricordiamolo, diversa da quella che poteva vivere in Serbia Djokovic, no? Sotto certi punti di vista era un pochino migliore, no? Dal punto di vista del conflitto. Però quando arrivi in un altro paese, avere le immagini magari, credo, del Lemon Ball, che penso che lui partecipò, piuttosto che sapere, ecco, raggiungere qualcuno che ha aiutato magari Djokovic nei primi anni in Italia, sarebbe stata quella chicca in più. E poi il fatto che secondo me certe cose su Federer non poteva raccontarle. Sì. Però è bello il passaggio in cui lui racconta che Federer, prima della partita a Wimbledon, gli dice: devi convincermi che sono più forte. Ma quindi chi ha ucciso Kennedy, ti chiedo? Ecco, secondo me cosa che... No, chi sei? No, allora, PT, hai vinto tu. Scusa, mi dispiace, hai vinto. Mandami la tua mail a, è facile, f.ferrero@libero.it. Mi mandi una mail, così io vedo il tuo indirizzo. Ti mando un link. Tu sappi che se hai un cellulare, puoi avere un cellulare, perché se hai invece... No, scusa, devi avere un PC, un computer, e il link parte in automatico, perché se hai un cellulare devi scaricare un'app. Quindi mandami la tua mail. Anzi, magari la ripeto, perché ho visto che è partita la pubblicità. Mandami una mail a f.ferrero@libero.it, ti mandiamo un link, tu vieni in diretta con noi e ci fai la domanda che vuoi. Anzi, ti dico che ha ucciso Kennedy. Diciamo così. Vabbè. Fai fretta però, perché abbiamo pochi minuti. Se la pensi in modo diverso... Sì, soprattutto se non la pensi come me, c'è il tasto per eiettare l'ospite. Salta in aria. Va bene. Secondo voi, se c'era l'erba degli anni 90, Djokovic e Nadal avrebbero vinto Wimbledon? Secondo me Nadal... E questa domanda la fanno spesso, e a volte la declinano in quest'altro modo. Se l'erba fosse ancora quella di una volta, la palla non rimbalza, schizza, deve giocare... No? Quanti Wimbledon avrebbero vinto Djokovic e Nadal? Io la risposta la lascio. Quanti ne ha vinti Borg? 5. E non mi sembrava proprio un errore. Il sesto. Non mi sembrava un erbivoro puro, no? E di fronte aveva erbivori puri, quindi c'è riuscito Borg, sarebbero potuti riuscire tranquillamente anche loro due. Poi il problema è che sì, un po' l'uniformità delle superfici, ma anche l'evoluzione del gioco ha portato comunque all'estinzione di erbivori. Avrebbero giocato tutti da fondo campo su un tipo di erba diversa, e alla fine avrebbero vinto sempre loro. Sì, secondo me Nadal forse ne avrebbe vinto un in meno, Djokovic invece no. Anche perché poi uno non è che potesse dire: vabbè, c'è Wimbledon così e io voglio diventare un servant volleyer come Dio comanda, e poi giocare 2 settimane all'anno, perché se poi vuoi essere servant volleyer in tutto il resto dei tornei, arrivavi a Wimbledon che eri 350 al mondo, però. Quindi, no. Esatto. Più che altro credo che sia...
un discorso di adattare il proprio tennis, no? Cioè, probabilmente avrebbero dovuto cambiare come faceva Borg, perché Borg a Wimbledon non giocava come sulla terra, eh? Non poteva. No, assolutamente. Però come ci è riuscito Borg, cosa ha fatto Nadal 2 anni fa in Australia a un certo punto contro Medvedev? Faceva serve in volley, è stato il primo a scoprire Medvedev cattivo ribattitore dalla prima fine in tribuna, faceva serve in volley sul cemento, no? Quindi avrebbe potuto farlo anche sull'erba. Quello che ha fatto Djokovic quest'anno a New York. New York. Quindi secondo me no, avrebbero vinto comunque. Ecco. Senti Lore, hai ancora qualche speranza per Shapovalov? È vero che dicono che la speranza è l'ultima dea a morire, però mi sembra che sia stata richiamata nell'Olimpo da tempo nel caso di Shapovalov. No, anche perché non credo più, sai, quando poi trova anche quell'equilibrio, no? Adesso che ha trovato l'amore, fra poco immagino una famiglia e quant'altro, probabilmente non ha più neanche quella forza mentale, fisica di fare quei sacrifici che servirebbero per tornare al top. Ha guadagnato tanto, continuerà a guadagnare, avrà dei momenti. Prendi il Dimitrov della situazione, no? Che per certi versi sono giocatori, no? Molto estrosi, con molta tecnica e con qualche evidente lacuna, che magari nel suo finale di carriera, come è successo adesso a Dimitrov, torna a fare ottimi risultati. Perché Dimitrov sta ottenendo risultati più che buoni, no? A un certo punto quasi riesce ad agganciare le ATP Finals, no? O comunque la top 10. Se tutto gira bene può tornare lì per un certo periodo. Però purtroppo... O intanto Pitti dice che è fuori casa e che è uno dei ragazzi che avevo incontrato a Torino durante le Finals, quindi no, non può intervenire. A questo punto allora vince, secondo me, sempre che possa, altrimenti poi ci arrendiamo, Dario Balbereschi, che fa una domanda su Shelton. Quindi vale anche per te, f.ferrero@libero.it, mi mandi una mail, io ti mando il link e la domanda ce la fai qua in presenza, che è più bello. Ci facciamo anche gli auguri di Natale, se puoi e se vuoi. Altrimenti rispondiamo da qua, anche a distanza. Senti, sono arrivate tante domande, Fede, comunque. Dai, questa è per Lore. Domanda per Lorenzo, l'aspettavo, ci racconti qualche altro aneddoto su Safin? Spiegazione per chi non capisce. Esatto, a quello che aveva raccontato l'altra volta. Abbiamo invitato Lorenzo tempo fa e Lorenzo ha frequentato lungamente Safin, quindi ricorda... Puoi raccontarmi in questo momento, perché ti vedo un po'... No, che non abbiamo già raccontato... Lo ricordo spaventatissimo appena uscito da una discoteca di Tashkent dove c'era una tizia che in qualche modo faceva, insomma, il più antico lavoro del mondo, che prendeva a bossettate quello che chiamiamo il fidanzato, ma credo che fosse anche quello che procurava il lavoro. E l'ha menato per 5 minuti finché questo era a terra e Safin di fianco che guardava sta scena, perché erano lì con noi peraltro, atterrito senza riuscire a fare nulla, e il suo manager che lo scherzando gli disse che lui aveva ripreso tutta la scena, che adesso l'aveva data, la dava ai media, ai giornali. Lui era spaventatissimo da questa cosa, che ha visto sta tizia che è scesa e ha iniziato a menare questo come... A Tashkent, diciamo che appunto questa l'avevamo forse raccontata, che vinse il torneo in finale su Sanguinetti, dopo che lui per una settimana fece 5 del mattino tutte le sere, non terminava la sera da solo, lui e Kafelnikov. Tra l'altro all'Intercontinental, dove era impossibile far salire una persona che non fosse registrata, però la guardia, diciamo, si assentava quando vedeva sti $100 che volavano di fianco, si assentava momentaneamente e salivano orde di persone. Per cui poi si giocò sta finale con Sanguinetti alle 10 di sera, era a letto tesissimo. Lui che compilò con me una rubrica che tenevamo su Tennis Italiano fino a pranzo, fino alle 2 del pomeriggio, poi mi disse:
ma che ore sono? Cioè 2:30, ma c'è la finale alle 3. Mese tutto dentro la sacca, come capitò, ingurgitò 2 etti di pasta e mi disse: seguimi perché c'è il presidente e qui non entra più nessuno. Io lo seguì, mi mise lì appena dietro la panchina, 1:15, 6:02, 6:02, finì e disse: stasera solita disco. Ma è ancora possibile avere questo tipo di personaggi oggi? Perché temo sia molto difficile, perché lui era un ragazzo molto intelligente, ma anche molto sensibile a suo modo. E quindi non so se il tennis professionista, no, ancora sai, c'erano già i manager, no? Un po' i communication manager, però non era ancora così sofisticato il team che avevano intorno. Cioè lui alla fine girava ogni tanto con un coach, manco sempre c'era. Il manager era quello che organizzava le feste, che questa sì, possiamo dirla, che una volta venne a Milano, quando mi chiese il manager: ma sto locale porta delle amiche? E io ingenuamente pensavo: ma boh, cioè io so quante amiche vengono lì. Poi disse: qualche ragazza. E io dico: ma in che senso? La parola dopo potete immaginare quale fu. Quindi, insomma, e quindi erano tempi veramente molto diversi rispetto a quelli attuali. C'è da dire che aveva un fisico talmente straordinario che lui era forse in grado di smaltire 5 giorni di festa a Tashkent, dove ogni sera c'era Miss Torneo, e poi scendere in campo, allenarsi come di solito faceva alle 4, alle 5 del pomeriggio in maniera intensissima con Kafelnikov, intensissima. E poi lui vinse quel torneo, per esempio, ma giocando bene. Cioè non è che disse vinse magari con Kafelnikov prima o con Emman, ok, Sanguinetti che stava giocando bene, però era un personaggio davvero, secondo me, un po' unico nel suo genere. Va bene, Fede, siamo in chiusura, direi. Sì, in realtà io ho mandato il link al nostro amico Dario, quindi diamogli ancora un minuto o due per vedere se... Ah, quindi ti ha scritto? Sì, sì, mi ha scritto anche l'altro ragazzo, che però adesso è fuori casa. Invece Dario mi ha mandato la mail un paio di minuti fa, gli ho spedito il link e vediamo se riesce a connettersi. Se riesce a connettersi, gli facciamo fare la domanda live. Eccolo qua. Attenzione. Ciao Dario. Ciao Dario. Allora. Grazie per averci raggiunto. No, io sono curioso, voglio sapere chi sei, dove vivi, cosa fai. Studio a Torino, comunicazione. Mm-hmm. Mosto a Cagliari per le vacanze. Ah, sei bene. Cagliaritano. Sì. E torinese di adozione, fantastico. Wow. Com'è? Sei torinese di adozione. Ormai 4-5 anni più o meno, dai. Benissimo. Dai, tutto tuo. No, io sono un nadaliano, ma cioè, l'ultimo annetto, un annetto e mezzo, ho visto Shelton, mi fa impazzire come gioca, però da quando ho sentito una puntata, non mi ricordo quando, in cui Federico ha detto che si ricorda a Taylor Dent, mi sembra, che si è fatto male alla schiena, non riesco più a guardare queste partite senza pensare, prima o poi questo si rompe. Sai che... Cioè, tu stai gentilmente dicendo che porto sfiga, diciamo. No. Un parere autorevole, facciamo così. Ok. Poi faccio rispondere agli altri. Io ti ribadisco così la mia impressione, anche perché proprio ieri, ecco, visto che stai dicendo questa cosa, ieri mi sono accorto, guardando i vari reel che compaiono su YouTube, che ce n'era uno di Shelton che provava il servizio a torso nudo. Non è che mi interessasse il fatto che fosse a torso nudo per questioni estetiche, ma per vedere meglio la torsione della schiena. La cosa. In realtà lui carica anche molto con la parte bassa e forse questo grande svitamento della schiena non c'è, però è un servizio talmente violento che, boh, non lo so,
fatico a pensare che possa continuare con una dinamica del genere per tantissima, magari l'aggiusterà un po' i giocatori, insomma, poi tutti da Sinner, cioè il servizio poi lo modellano anche un pochino, Sampras, se tu pensi al primo servizio di Sampras, che era già fantastico, poi nel tempo si è ulteriormente affinato, semplificato, quindi chissà, magari potrebbe cambiare un pochino la posizione di partenza, diminuire un po' la rotazione delle spalle, non so, giro la domanda a Lorenzo e poi a Fede, secondo te Lorenzo, il servizio di Shelton è a rischio colonna vertebrale oppure è una mia impressione sbagliata? Beh, secondo me è meno estremo di quello di Taylor Denta e come meccanica sono convinto anche che attualmente ci siano tecniche di prevenzione infortuni migliori di quelle hamburger e patatine che erano quelle di, credo, di Taylor Dent, per cui penso che si faccia molta più attenzione a questo fatto. I suoi coach, i suoi preparatori sanno che è un movimento comunque molto violento e quindi immagino che facciano una preparazione per rinforzare quelle parti muscolari che servono per consentirgli di continuare a servire in questa maniera senza dover finire tutte le volte al fisioterapista. Poi è chiaro che rischia un pochino più lui, dato il movimento di servizio di Zapata Miralles, ecco, quello è probabile che sia un pochino più violento come gesto. Noi ce lo auguriamo perché è uno dei tre giocatori più divertenti da vedere giocare, tra amici ogni tanto scherziamo dicendo che il giorno che impara a giocare a tennis diventa... Quella è un'altra preoccupazione. Campione straordinario. Deve mettere tanto ordine, è la cosa più difficile, che devi mettere ordine senza perdere il tuo estro, e non sempre è successo. Se vi ricordate Dolgopolov, quando gli hanno messo ordine ha più vinto una partita, no? Quindi non si può essere estremi magari in un senso né nell'altro. Se sono quei tipi di giocatori, in casa nostra lo vediamo con Musetti per esempio, che non, hanno un tipo di tennis che non è facile da mettere insieme, quindi ci sono dei giorni che ti sembrano ingiocabili, degli altri che possono perdere da chiunque, finché non riescono a trovare quel giusto equilibrio che è più facile trovare in un tennis tipo quello di Sinner, no? Rispetto a... già vediamo che Alcaraz ogni tanto perde ordine, no? Shelton ancora di più. Noi speriamo che trovi quell'equilibrio perché ci regalerebbe un giocatore fantastico, al contempo però non voglio che diventi un giocatore che così perda troppo il suo estro, perché noi lo amiamo soprattutto per quello. Sì, io non so se si verrà a patti con Shelton, cioè mi sembra uno molto brutale che rimarrà tale, per cui sarà fisso in top 10 secondo me. Però ecco, non cambierà molto il suo essere. Chiaramente... è uno di quei giocatori che secondo me può vincere Wimbledon, perdere il primo turno allo US Open, poi fa semi in Australia, poi due mesi senza vincere una partita. Esatto. Può essere un giocatore con molti alti e bassi. Certo, ha già dimostrato che quando c'è il picco di rendimento, adesso che è appena arrivato sul circuito, è già clamoroso. Ma lui per adesso gli alti e bassi ce l'ha nel set, diciamo, quindi figuriamoci nell'arco di una stagione. E negli slam è pericolosissimo secondo me per gli altri, mi sembra proprio il classico giocatore da slam. Dario, volevo chiudere con te, visto che sei ospite dell'ultimo minuto, e mi incuriosisce questo passaggio nel tifo da Nadal a Shelton, cioè cosa hai trovato in Rafa e cosa vedi adesso in Shelton che penso di aver capito ti ha convinto ad avere un altro cavallo su cui puntare per i prossimi anni. No, vabbè, cavallo magari no, perché ce ne sono 4 o 5, quindi mi piace tutto il tennis in generale, quindi... però io ho giocato a tennis, sono stato mancino, mi piace da morire il mancino di Nadal e il mancino di Shelton, mi fa impazzire allo stesso modo, più o meno. Poi chiaramente anche la fantasia, cioè, soprattutto il cross di Mancino è un colpo che mi fa impazzire, e quindi quello, banalmente. 20 anni fa avresti tifato Ivanisevic. Com'è? Dico, 20 anni fa avresti tifato Ivanisevic. Non mi sta molto simpatico per altre questioni, però... Ah, perché è coach di esatto. Djokovic. Quindi sei un hater di Djokovic.
No, vabbè, da amante del tennis riesco a essere sportivo in tutta la sua forma, diciamo. Quindi non lo odio sportivamente, magari lo insulto in qualche altro passaggio, però ne riconosco chiaramente la grandezza, diciamo. Okay. Ma meglio lui o Nadal? Mi appello al quinto emendamento. Va bene. Grazie Dario, sei il nostro primo ospite in assoluto estemporaneo, quindi mi ha fatto molto piacere trovare un appassionato. Alla prossima. Fede, vabbè, salutiamo. Tutti insieme ci salutiamo, non è che sì, teneva esatto. Il da Dario. Dai, allora, auguriamo. È stato un bell'anno, Fede, no? Sì, molto, molto. Abbiamo iniziato a gennaio, abbiamo finito a dicembre, quindi abbiamo fatto un anno completo. Il primo anno di Gonzo Tennis è stato molto positivo, sopra le aspettative, secondo me, no Fede? Sì, assolutamente. E siamo stati molto contenti, siamo stati anche fortunati, perché indubbiamente i risultati di Sinner e dell'Italia in generale ci hanno aiutato, però possiamo ritenerci più che soddisfatti e puntiamo a fare un altro salto nell'anno prossimo. Proviamoci. Va bene. Auguri a tutti, grazie allora. Ragazzi. Ciao Dario, ciao Lorenzo, ciao. Grazie. Allora, grazie. Ciao Fede.